Buonasera, Gio Prescardina, assieme ripartiamo. Chiaramente ringrazio dell'invito, ringrazio gli autori, perché mai come adesso penso che l'esperienza, la storia che ci è stata raccontata di Carlo Fontana sia reale. Perché? Perché Carlo Fontana nel 20 è diventato assessore alla pubblica istruzione, poi è diventato sindaco nel 47, un momento di povertà, di ripresa, siamo dopo una guerra e accidenti, qua non ci sono state guerre ma le povertà ci sono, c'è la disoccupazione, c'è la povertà educativa, forse ecco ci manca l'entusiasmo che c'era in quei momenti, no? Ci manca il senso d'appartenenza che c'era in quel momento. Siamo anche orgogliosi, nella nostra lista c'è il Partito Socialista di Carlo Fontana, ed è in questo momento dove tutti i partiti non si chiamano più partiti, non si capisce più granché, no? Il Partito Socialista ha avuto la coerenza di rimanere il Partito Socialista. E nella nostra lista abbiamo l'orgoglio di avere un candidato e della rappresentanza del Partito Socialista. Detto questo, per le scuole. Beh, per le scuole certamente, speriamo nel decreto Gentiloni, la messa in sicurezza è la prima cosa. Perché le scuole che ci cadono, non è solamente il terremoto che le fa cadere. A Torino è morto un ragazzo qualche anno fa, quindi le scuole cadono e quindi bisogna metterci soldi sulle scuole, perché vuol dire metterci soldi sul nostro futuro. E nella scuola, ne parlavamo oggi in un altro incontro, nella scuola della sanità la società civile ci deve perdere, non ci deve pensare, deve metterci soldi. Deve metterci soldi perché le scuole devono essere sicure, devono essere strutturate con spazi adeguati per far sì che i nostri figli crescano. In maniera educata, in maniera libera. Io ho fatto per anni presidente di consiglio istituto, ho fatto presidente di consiglio istituto al liceo Quasimodo e Magenta, pur essendo una città non enorme, ha un bacino d'utenza delle scuole superiori enorme. E sarebbe bene un sogno che facevamo quando il liceo non ci stava più lì, era tentare di fare un campus, abbiamo parlato anche con la provincia che c'era. No, oggi poi Marco ci ha detto che stai ragionando anche giù sul campus, no? Sarebbe veramente bello mettere tutti i licei da una parte. Però detto questo, come struttura architettonica, parliamo anche dei contenuti, perché appunto, come si diceva, facciamo un bel posto, ma se non lo riempiamo di valori. Io cito questa esperienza nella mia campagna elettorale, è stata molto arricchente, perché ho incontrato un ragazzo, l'ho già citato in altre conferenze, ma mi ha colpito, che quando gli ho dato il volantino ha detto no, ma io non voto. Io ho detto ma quanti anni hai? 25, non ho mai votato. Io dicevo, perché non hai mai votato? No, mi interessa. Ma che votazioni ci sono? Ci sono amministrative. Cosa vuol dire? E si vota per il sindaco. E lui mi ha detto, ma non c'è già il sindaco, quello con la barba? Sì, ma hanno detto che sta eternamente, no? E poi facciamo il mausoleo come Lenin, no? Visto che parlavamo di rivoluzione d'ottobre prima, no? Si vota, si cambia, ma quanto si cambia? Ogni anno? Non proprio, no? È un casino, no? Già dopo un mese di campagna elettorale sono distrutto, se ogni anno devo fare questa cosa, non so se sopravvivevo. Ma in linea generale, questo ci dà l'idea di mancanza di educazione civica. Sono fuori tempo, finisco immediatamente, quindi come sia importante dare i contenuti e che siano contenuti condivisi. Nella lettera noi abbiamo detto che appunto il diritto allo studio deve essere concordato, i soldi non sono tanti, ma se bisogna trovarsi a tavolo con chi ci lavora nella scuola, con gli insegnanti, con i genitori, con gli alunni. Grazie. Vabbè, aggancio quello che stavo dicendo prima, ho già anticipato un po' la domanda. Certo, no, io sono uno dei fondatori, non so se si dice così, dell'Università del Magentino, è nata 10 anni fa ed è stata proprio questo, no? Portare avanti un'istituzione permanente, no? Un'istituzione permanente per incuriosire la gente, ma non dimentichiamo anche per far uscire la gente dalle case, perché effettivamente internet ci ha distrutto, perché uno dice no, guardo su Wikipedia, no? E sicuramente ho tutte le risposte di questo mondo. Ci si dimentica che la cultura non è solamente nozioni, è condividere con altre persone delle informazioni. Quindi assolutamente di fondo una formazione, però non dimentichiamo una cosa, che nella formazione, nel libro credo che sia citata la poesia Primo Maggio di De Amicis, che dice sì va bene la cultura, ma se la gente non c'ha da mangiare,
insomma, quando siamo a quei livelli, a livello fisico, ma lo siamo a livello psicologico, lo fate dire da psicologo, perché la gente è veramente disperata, nessuno non c'è il lavoro, è disperato, e non possiamo dargli di parlare, ahimè, di filosofia. Dobbiamo parlare di come risolvere il problema, ma specialmente non solamente come risolvere il problema del lavoro, ma come risolvere il problema di essere con gli altri. Nel nostro programma parliamo di rete del vicinato, che non vuol dire solamente il controllo, vuol dire proprio il condividere con altri i propri stati d'animo, il proprio modo di essere, il proprio modo di vivere, di rapportarci con gli altri. Quindi per noi fare cultura è importantissimo, ma la prima cultura è stare con altri, confrontarsi con altri, perché ognuno di noi è portatore di cultura. Perché i psicologi non sono mai abituati a parlare di sé, no? Di solito ascoltano, e quindi adesso mi sorvino la mia storia. Allora, innanzitutto io ho fatto l'elementare dove c'era il Quasimodo, e c'era l'ala maschile e l'ala femminile, che è rimasta lì, qui, non so se osservate, maschietti, femminucce, no? Qualcosa di atavico nella nostra mente c'è rimasta, ci siamo collocati così. Sono arrivato in questa scuola, le baracca, e sono stato messo in una classe mista, uno shock incredibile, nel senso che ero timido, se una ragazza mi parlava diventavo rosso, tartagliavo, avevo anche il testosterone che mi aumentava, quindi le ragazze mi interessavano, ma avevo un serio problema di comunicazione con loro. E allora, finito le medie, mi sono iscritto alle magistrali. Ed ero in classe con 26 ragazze. In tutto l'istituto eravamo due maschi su 700 ragazze. No? Bellissimo, gli anni più belli della mia vita. Ho dovuto superare un trauma però, nel senso che i primi mesi è stato un po' difficile la gestione del tutto, insomma, no? Detto questo, superato questo evento, da lì mi sono piaciute le femminucce, cosa mi ha dato la scuola? Mi ha dato innanzitutto le regole, mi ha dato la curiosità. Marco parlava di filosofia, che io ero innamorato del mio professore di filosofia, che mi ha fatto conoscere, e quindi ero depresso, ho dato una tesi su Schopenhauer, no? E da lì ho fatto psicologia, e psicologia a Padova, stiamo parlando di anni fa, la politica, ma io ho avuto anche un altro professor Spano, professore di sociologia, che era un compagno di partito politico, quindi di situazioni, che quando ho fatto l'esame con lui mi ha dato 29. Io ho detto, scusa, perché 29? No? Perché siete dei romantici legati al 30. Che politico sei? 29 non ti cambia la media. Non viene a dirmi che cambia la media. E mi ha fatto una riflessione interessante, no? Come qualcosa di atavico c'era. Quindi la scuola cosa mi ha dato? Mi ha dato sicuramente regole, ma la capacità di superare le regole anche, di essere speculativo sulle regole, capire perché è una regola e se casomai è il caso di superarla. La terza cosa, certamente, appunto, la curiosità di guardarsi intorno. Ma oltre a questo, lo so che siamo in una scuola, ma io voglio citare, e le cito nelle mie conferenze, due momenti importanti della mia formazione personale e della mia formazione professionale. La mia nonna Virginia, che mi ha dato il buon senso, mi ha dato il buon senso della corte, e questo mi aiuta moltissimo a farlo psicologo, essere molto pragmatico, essere molto operativo, guardare le cose pratiche. E su YouTube potete anche, faccio un momento di pubblicità, potete vedere anche un mio filmato, non quello che parlo in russo, che è quello che qualcuno l'ha visto politicamente, ma è un filmato che è stato chiesto da Giacomo, di Aldo Giovanni Giacomo, che ha chiesto di fare dei filmati cresciuto l'oratorio. A me l'oratorio ha dato tantissimo la capacità di ascolto, la capacità di interazione, la capacità di rapportarmi con le altre persone, la capacità di essere parte del gruppo, di essere parte di quello che manca al giorno d'oggi. Sentirci parte di una città, parte di un partito, parte di un pensiero, parte di una scuola, parte di un gruppo. Questo l'abbiamo molto perso e credo che la scuola, la mia nonna Virginia, l'oratorio mi ha dato questo. Grazie.